Torino-Milan finisce così, con la rabbia di Lorieri per il pareggio in extremis ottenuto da Van Basten. E dire che un'ora e mezza prima, nonostante la delicatezza dell'incontro, il clima appariva al contrario sereno e addirittura scherzoso. Ma è per scaramanzia che arriva per ultimo? No, in perché dopo mi devo mettere il cappotto, mi devo pettinare, tante cose, insomma. Senti, guarda che stavi andando in campo, vuoi giocare? No, voglio giocare, ma non è possibile. La tribuna è dall'altra parte? Sì, non so dove devo andare. Senti, quando ti... sì, un labirinto. Ascolta, quando ti vediamo in campo? Quando ti vediamo in campo? Parliamo seriamente, fissiamo una data. Penso in rientrare in campo contro Sampdoria. Marco, allora, vogliamo superare questo momento difficile? Sì, non male. Certo che vogliamo. Sì, sì. Un gol magari? Speriamo. Sei tranquillo? Io sono abbastanza tranquillo, sì. Sei un po' emozionato? Ma emozionato, direi di no, forse adesso, quando entro sul campo sicuramente sarà completamente diverso. Partita difficile, vediamo un pochino. Un momento delicatissimo per questa squadra, speriamo di riuscire ad aver dato quello spirito giusto per superare un momento sicuramente delicato. Perché Catena? Catena così, mossa tattica in previsione dello schieramento loro. Sotto lo sguardo vigile e apprensivo di Gerbi e De Finis, Sala debutta subito in panchina con una mossa vincente. Questo agile laterale sinistro, che sembrerebbe la controfigura di Nino D'Angelo, si chiama Massimiliano Catena e costituisce la risposta granata alle novità di Sacchi, Mussi e Mannari. Nel primo tempo il Milan impone il dominio della palla e sfodera la determinazione della grande squadra ferita nell'orgoglio ben oltre i propri demeriti. Tutti aspettano Van Basten e Van Basten ripaga le attese. Il Torino gioca con saggio realismo, prende atto della superiorità degli avversari sul piano del palleggio e, disposto in campo con ordine e temperamento, se non sempre con lucidità di esecuzione, attende pazientemente gli sbilanciamenti altrui, pareggiando con Miller. In seguito ad un impatto con Comi e con il terreno di gioco, Mussi è costretto a uscire in barella prima dell'intervallo. Andato KO? Sì, sono andato KO e mi sono, diciamo, ripreso quasi subito, però è stato un momento che non capivo più niente. E sono telefonato a casa per tranquillizzare, ovviamente. Sì, già con l'esperienza di Donadoni, allora, siccome mia moglie è anche presa un bimbo, volevo tranquillizzarla. La grinta di Sacchi è la stessa con la quale il ritrovato Milan apre la ripresa, ma i rossoneri raccolgono ancora troppo poco in rapporto a quanto riescono a seminare, e sull'altro fronte il Torino ha ormai trovato le contromisure del caso, eccetto che nel controllo di Donadoni e dello scatenato Van Basten. Qui il centravanti costringe Lorieri ad un formidabile colpo di reni. La formazione di Sala dal canto suo acquista crescente sicurezza e dopo aver esaltato Galli prima con Fuser e poi proprio con il guardiano di Van Basten, vale a dire Benedetti, capitalizza 6 minuti dallo scadere le doti di aprivarchi di Scoro e le qualità di stoccatore di un Miller in grado di mettere in crisi Rijkaard. Il biondo è Benedetti e Sala gli raccomanda di pedinare Van Basten, ma l'asso olandese è oggi l'anima di un Milan che non si arrende e che pareggia quasi allo scadere. Miller, 2 gol, speravate di aver già vinto, 6 minuti dalla fine. Fine della partita Milan ha fatto pareggio, ma l'importante è che il Torino non ha perso. Senti, comunque siete una squadra che insomma è ritrovata, migliorata, no? Torino ha migliorato, però bisogna fare di più perché Torino poteva vincere oggi. Moltissime volte in questa stagione si è detto il Milan continua a realizzare un grande volume di gioco però scarsamente produttivo, quindi questi 2 gol di Van Basten oggi credo che siano molto importanti anche sul piano psicologico per tutti quanti. Direi di sì, per il ragazzo che se lo merita perché è un campione autentico e anche per la squadra che non meritava. Sto contestato prima.